Di persone strane ne esistono al mondo, alcuni di essi si rivelano poi dei geni, più o meno. Mi direte voi dopo aver sentito la storia di quest'uomo che ha provato a farsi un'operazione per avere una faccia da cane. Cioè, non nel senso offensivo, ma letteralmente. O almeno così sembrava. Ciao a tutti dal vostro racconta storie di quartiere in questa nuova vicenda dal mondo a dir poco sconvolgente. Se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, partiamo. La chirurgia plastica negli ultimi anni è diventata una vera e propria ossessione. C'è chi lo fa per bellezza perché non vuole apparire diverso o diversa. C'è invece chi lo fa proprio per diversificarsi dalla massa. Ne abbiamo viste negli anni di persone così. Pensate che c'era un tizio che era diventato pure un alieno, ma questa è un'altra storia. Parleremo invece di uno che ha fatto di tutto per diventare un cane, ingannando l'intero Brasile. Cosa non da poco. Per capire meglio le mie parole dobbiamo partire dall'inizio. Ecco Rodrigo Braga, cresciuto in una normalissima famiglia con sani principi e una vita del tutto ordinaria, finché un bel giorno si è svegliato la mattina e ha pensato a qualcosa di sconvolgente, farsi trapiantare dei pezzi del muso di un cane sul suo volto. Lui ama questi animali più di ogni altra cosa, ma una decisione simile forse è un po' esagerata. In poco tempo le immagini del trapianto e del lavoro hanno fatto il giro del web. Non posso farvele vedere tutte, anche se in realtà non avrebbero nulla di male. Perché dico così? Beh, continuiamo la storia. Non è che sono malato di certe cose, per carità. Gli enti che si occupano della salvaguardia degli animali si sono leggermente incacchiati. Era una cosa disumana, come ha potuto farlo? Molti dicevano sui social. Era sommerso di insulti e minacce. Addirittura la polizia era andata a casa sua per capirci meglio. Ma proprio da lì tutto è venuto fuori. Era una farsa. Quest'uomo non si è mai fatto trapiantare niente. Le storie su internet dal 2013 ad oggi si sono gonfiate moltissimo. Alcuni dicono sia stato arrestato e multato. Altri che si sia davvero fatto tutto questo e altri ancora invece che stia nascondendo cadaveri di cane da qualche parte in cantina. Ma nessuna di esse è vera. Come vi dicevo prima, c'è bisogno di conoscere meglio Rodrigo e ovviamente la sua motivazione per aver diffuso certe fake news. È un artista brasiliano. Da sempre ha cercato di stupire con i suoi lavori, ma non è un artista che si limita semplicemente a poche cose. Non prende un pennello e uno scalpello in mano per poi fare dei lavori anche bellissimi se vogliamo, ma gli piace stupire le persone in altri modi. Negli anni ha creato una bizzarria dopo l'altra, eppure in pochi lo conoscevano. Sul territorio brasiliano si è dimostrato all'altezza delle aspettative, ma si è sempre chiesto se poteva andare oltre, riuscire a stupire le persone dall'altra parte del pianeta. Gli serviva internet e ovviamente una storia da far diventare virale, per questo ha unito la sua passione per i cani all'arte. Ha creato dapprima una testa con le sue sembianze, un volto uguale il più possibile, poi ha cucito su di esso la testa di un cane ormai morto da tempo a causa della vecchiaia. Ha chiesto a un veterinario suo amico di eseguire il lavoro, ovviamente con il permesso delle autorità. E anche se alla fine era tutto finto, cavolo, è stata una cosa davvero macabra, secondo tanti. Si sono lamentati specialmente perché pensavano avessero ucciso un animale per farlo. Ma per fortuna non era così. Stava anche per beccarsi una multa per sta cosa, però in qualche modo ne è uscito. Non è in prigione come molti pensano e gli augurano tutt'oggi. Per riuscire a rendere la cosa ancora più realistica, ha anche pagato i servizi a un esperto di editing, che a quanto pare ha fatto un lavoro a dir poco realistico. E ripeto scioccante, quindi non posso farvi vedere tutto quanto. Cosa ne pensate della storia? Da allora non ha più fatto cose così sconvolgenti, non voleva finire in altri guai. Non ha diffuso propriamente delle fake news, ma avrebbe potuto avvertire prima che era un suo lavoro. Tanti altri artisti nel mondo possono sorprendere in questo modo, ma la maggior parte di solito cerca di avvertire sulla veridicità delle opere. Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto ovviamente lasciate un bel like e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.